usato lo sport come esempio di atleta, come campione, è stato la colonna della nazionale di basket. Pierluigi Marzorati è il presidente delle Poli della Lombardia, grazie di essere qua. Il saluto di Pierluigi Marzorati. Beh, innanzitutto grazie dell'invito, mi fa piacere che, come diceva il precedente Arese, il mondo dell'atletica lombarda è numeroso anche oggi, quindi questo è una nota di piacere ovviamente. Io voglio fare un saluto, però sono un po' stato tirato per la giacca dal mio amico Enzo, però in senso buono, perché lui mi tira sempre per la giacca per darmi dei buoni consigli, e questo lo ringrazio. Per cui sicuramente volevo riprendere quello che ha detto lui sulla faccenda della chiusura dei comitati, no? Ovviamente io devo dire che sono perfettamente d'accordo e stiamo cercando di far capire che probabilmente, al di là delle scelte che possano essere condivisibili o meno, però poi magari bisogna giustificarle concretamente e trovare delle soluzioni. Io sono convinto che comunque innanzitutto non è che si chiude lo sport provinciale, mi auguro che ci sia una soluzione che valorizzi proprio quello che dicevi tu, cioè il mondo del volontariato, il mondo che soprattutto fa coagulare le discipline sportive, perché ripeto, in Lombardia sono 44, se poi ci mettiamo assieme gli enti di promozione è un bel mondo, sono 834.000 iscritti, caro presidente Rese, che tu hai detto frequenti di ambiente romano, romani di, insomma, non è che noi vogliamo, siamo qui con molta dignità, molto rispetto. Però vorrei sottolineare quello che diceva anche Enzo, cioè i comitati provinciali della Lombardia sono quelli che triplicano, quadruplicano e anche di più quello che arriva dal CONI, per cui non è che bisogna guardare solo il taglio delle spese, perché a furia di tagliare, cioè ragazzi, poi cominciamo a tagliare le mani, le gambe, i piedi, e poi però non possiamo più neanche fare lo sport, perché non ne abbiamo veramente più, non ne abbiamo più. Dico semplicemente che non siamo qui a farci commiserare, però il rispetto però lo pretendiamo, cioè la dignità non ce la toglie nessuno in Lombardia, su questo non ci piove, quindi noi andiamo avanti in silenzio, sono momenti difficili, ci crediamo, questa qui credo che sia una risposta, è una risposta anche, caro Enzo, quello che hai dato, di 138.000 euro, perché bisogna avere del coraggio, bisogna avere del coraggio, non è una cosa semplice in questi momenti di difficoltà, perché la nazione è in ginocchio, signore. Qui parliamo di lavoro, ma la gente non c'ha lavoro. Qui possiamo aspettarci anche una rivoluzione, perché la gente non ha il pane. Questo è un messaggio che mi viene spontaneo, però qui sono stanco, ormai è un periodo che sento la gente solo piangere, ma piangere lacrime vere. Però la dignità, ripeto, la dignità non ce la toglie nessuno, perché dobbiamo averla, la dimostriamo ogni giorno col volontariato, con l'impegno, con la determinazione che ci mettiamo. Perché, caro Franco, no? Figurati se faccio polemica con te, che ti ho rispettato prima di tutto come atleta e come dirigente, però è vero quando tu dici che vincevamo, anch'io andavo con le scalze e le scarpe con le toppe, però senza impianti, cioè oggi abbiamo quelli che una volta chiamavano i paesi in via di sviluppo, che hanno dei fioriti impianti, che si allenano e competono, e poi rimaniamo indietro perché senza gli impianti, oggi gli altri sono andati avanti, noi siamo rimasti fermi, porca di quella Eva. E qui non possiamo dire che va bene lo stesso. Non ho la spalla ad appoggiarmi per andare a piangere in Lombardia. Questa è la grande riflessione che dobbiamo fare. Perché, signori, la politica, cioè, continua a sentire, abbiamo dei problemi grossi. Certo, li leggiamo i giornali, uno per una maniera, quell'altro lo scandalo, quell'altro di là, l'altro le lotte interne, è la Madonna, ma lo sport deve andare avanti lo stesso, cioè non è che gli posso dire agli atleti, no, adesso, per adesso fermatevi un attimo perché ci sono dei problemi al pirellone, porca di quella era. Poi sicuramente facciamo il passo indietro perché giustamente ci allineiamo che non ci sono danari per il lavoro, cioè per dare il lavoro a tutti, quindi per l'amor di Dio siamo allineati sul fatto di un'esigenza, però credo che da lì il fatto di non permettere di far andare l'attività con le risorse che stiamo cercando di grattare.
grattando gli specchi portare a casa per mantenere quantomeno l'essenzialità e la base dello sport, no? Per cui credo che sia giusto terminare questo mio breve intervento. Scusate se ho interrotto la felice premiazione, però è stato uno sfogo spontaneo, mi scuso con voi. Però volevo dire che ci rendiamo conto, non siamo immaturi, non siamo insensibili, non siamo realisti, stiamo con i piedi per terra, dico va bene, vediamo un po' se riusciamo a, perché anche i comuni sono messi male a livello di impianti sportivi, però insomma qui ci piangiamo sempre addosso, vediamo di rimboccarci le maniche e diamo un segnale, e mi sembra appunto quello che è partito da Enzo, un segnale molto importante che mi stimola personalmente per dire rimbocchiamoci le maniche e diamo un segnale che ci mettiamo in gioco per la gestione delle società, la gestione degli impianti. Poi se riusciamo anche a trovare qualche anima buona, fortunatamente c'è, perché insomma la gente che gratifica, io voglio parlare della Fondazione Carico, che in questo momento mi è molto vicina su quello che è la fabbricazione motoria, che mi ha dato un segnale molto importante sullo sport della scuola, e quindi credo che possiamo farne una breccia anche magari attraverso altri enti, altre fondazioni che ci credono in questa attività che lo sport lombardo sta portando avanti. E niente, voglio chiudere dicendo che insomma, mi spiace che Enzo ha deciso questo passo, e credo che ognuno di noi ci penserà. Poi, come dice giustamente Franco, non è che è scomparso con noi, quindi credo che la sua esperienza potrà servire non solo all'atletica ma anche allo sport lombardo, e soprattutto, visto che siamo ancora a gennaio, approfitto per fare gli auguri di buon anno, e un anno così importante come l'anno olimpico, speriamo di avere effettivamente qualche risultato, perché ne abbiamo bisogno del vertice, perché ripeto, solo per l'attività di base e senza risultati del vertice è dura, perché ci vengono a mancare anche gli spot naturali dello sport. Grazie e complimenti a tutti.